V-Fork, quindi faremo questa ferrata, ovviamente sono arrivati da là, che non risulta percorribile per danneggiamento capo. Il 168 inagibile. Quella più alta è da destra? Sì. Quella subito a sinistra, quella spianata dritta. Poi un pezzettino lì sopra in cresta. Poi si scende, non so bene dove. Salutare. Siamo arrivati alla casa abbandonata. È stata lunga e faticosa. Se bisogna andare lassù. Ora la ferrata davanti. Dai, un'ora e 40 l'avvicinamento. Finito l'avvicinamento per davvero stavolta. Un'ora e 40 con una buona pausa. Prima non era finito. Non era finito. Abbiamo fatto l'ultimo strappo. Sì. Siamo fuori da cameraman estremo. Ferrata finita, siamo in vetta, ferrata abbastanza lunga, adesso stiamo camminando sul crinale, lunga e faticosa, non tanto difficile tecnicamente. Eh sì, bella molesta, due ore piene. La parete era qua, tutta al sole. È molto bella, facile ma da soddisfazione. Soprattutto col drone da soddisfazione, da qua in cima è bellissimo. Mancano gli ultimi 10 minuti. Tempo complessivo oggi ci abbiamo messo 8 ore 20. Però è finita la ferrata, siamo passati al rifugio. Perché aveva finito l'acqua. E il ritorno alla fine abbiamo fatto i pedacetti molesti. Ritorno alla parte peggiore. Non so come siano le altre varianti, ma questa non è stata bella. Tipo 3 ore di discesa molto molto impegnativa.